È passato anche da Sant'Agata dei Battiati il Cateno in Tour, il Camper delle Libertà. Al Teatro Verdi, in presenza del sindaco di Sant'Agata dei Battiati, Marco Rubino, Cateno De Luca, candidato alle prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno, ha tracciato il proprio programma elettorale. Abbiamo bisogno di etica, di esempi buoni per poter realizzare una buona politica. Queste le parole del sindaco di Battiati, Marco Rubino, lamentando anche che i nostri giovani, non trovando lavoro, sono costretti a emigrare lasciando la propria terra. Mentre Cateno De Luca definisce i sindaci statisti di frontiera, in quanto proprio per la propria comunità un sindaco rischia di lasciare la propria carriera per intraprendere proprio la missione di sindaco. Un amministratore, di qualcuno che sta spendendo tanto personalmente per realizzare una buona politica. Abbiamo bisogno di etica, di esempi buoni. Io non vi voglio annoiare con delle parole che sentite dire da tutti, ma c'è una grande differenza. Mentre gli altri hanno avuto decenni per dimostrare e far crescere questa terra, la nostra Sicilia, non ci sono riusciti. Fanno chiacchiere, non ci sono riusciti, non c'è riuscito nessuno perché la disoccupazione continua ad esserci, il precariato continua ad esserci, la gente sta male. I ragazzi, io qui, grazie a Dio, c'è una platea piuttosto giovane, i nostri ragazzi sono costretti a studiare e andare fuori. Per quale motivo? Perché non pensa qualcuno a una programmazione con una certa visione? Che comunque, piaccia o non piaccia, per i siciliani l'Europa è un contesto molto lontano, non ci appassiona. Non avete torto, perché se andiamo così ad analizzare velocemente cosa ha rappresentato l'Europa per l'Italia, per il Meridione, per la Sicilia, oggi sicuramente la nostra posizione, che è una posizione molto critica, è una posizione che si basa sulla constatazione degli effetti della nostra presenza in Europa e soprattutto di come le nostre tradizioni sono state messe in discussione, la nostra identità.